Pochi giorni fa in un video avete fatto una domanda riguardante i costi del mercato Forex e quindi in questo video, come vi ho risposto nel commento, vorrei andare a vedere un pochino quali sono in effetti i costi, nel fare operatività col Forex. Allora, intanto partiamo dal presupposto che il mercato delle valute, il Forex, è un mercato che è, abbastanza ampio, non come quello azionario, però ci sono moltissimi cross valutari e cambi. E io vorrei, diciamo, più che altro focalizzarmi sui cambi principali. Questo perché i costi, sono molto differenti nel momento in cui vado a tradare un cambio esotico, un cambio meno tradato, un cross un pochino così minore rispetto ai cambi principali. Quindi io, in questa analisi, diciamo, che voglio fare con voi, vado a prendere i cambi principali col dollaro americano e magari i principali cross più liquidi, più scambiati. Quali sono questi cambi? Allora, prendiamo subito la lista, io adesso sono qua. Allora, guardate, abbiamo i 7 cambi col dollaro americano, che sono l'euro-dollaro, sterlina-dollaro, dollaro-yen, Australia-dollaro, neozelanda-dollaro, dollaro-franco e dollaro-canada. Questi 7 cambi, che sono quelli un pochino più importanti e che sono un po' più personali, cioè hanno più personalità. Non sono più personali, hanno più personalità perché sono loro che poi vanno a muovere anche gli altri cross. Hanno degli spread in generale, insomma, sui principali intermediari molto interessanti negli ultimi anni. Io ovviamente parlo del mio, che è uno che ha tra i migliori costi da un punto di vista proprio delle valute, e adesso li sto guardando qui in tempo reale perché ovviamente i costi nel mercato del Forex spesso sono lo spread tra denaro lettera, quindi tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto, il differenziale è il costo che vado a pagare. Poi ci sono comunque anche altri broker o tipologie di conti che permettono di avere comunque uno spread minore, ma agganciata a una commissione. Diciamo che poi dipende sempre dal movimento che fate, quindi se siete trader molto attivi, fate tantissimi eseguiti al giorno e al mese, quindi potete chiedere anche degli abbassamenti di spread in linea di massima. Però io adesso parlo con uno spread standard che qualsiasi cristiano, diciamo, qualsiasi persona senza volumi, chissà di che tipo siano, molto in modo tranquillo, fa un'operatività come la mia, direi che 0,6 sull'euro-dollaro è uno spread, direi, assolutamente basso. Quindi, che cosa significa 0,6 per chi non lo sa o non conosce bene le dinamiche del Forex? Significa 0,6 pip di commissione da pagare. Quindi, se io entro a mercato con un mini lotto da 10.000 dollari, che vale un dollaro per pip, se io ho 0,6 da pagare quando entro in operazione, vorrà dire che dovrò pagare 0,6 per un dollaro, quindi 60 centesimi di dollaro, che al cambio attuale saranno intorno a 0,50 centesimi di euro, centesimo più centesimo meno. Quindi io pago 50 centesimi di euro per fare un'operazione che vale un dollaro appunto, che ha un margine di circa 300 dollari, 300 euro oggi nelle leve attuali. Ma non stiamo parlando di leva, e quindi ha un costo che rispetto anche alla size della posizione direi molto buono. Nel senso, io entro con un controvalore di 10.000 dollari e ho una commissione da pagare di 50 centesimi di euro, direi molto buono. Da un punto di vista di operatività, facciamo un esempio: se io ho un conto da 10.000 euro e entro con una size di 10.000 dollari, quindi un mini lotto, circa, mettiamo leva 1, più o meno, siamo a 1,10 oggi circa col cambio euro-dollaro, quindi circa leva 1, facciamo che stiamo 1 a 1 col cambio, quindi 10.000 euro, 10.000 dollari, siamo a leva 1, quindi entro con un lotto mini, che è la mia disponibilità sul conto in linea di massima, quindi leva 1. Se il cambio fa 100 pips nella mia direzione o anche contro la mia direzione, io andrò a guadagnare o perdere l'1% di questo. Quindi cosa significa? 100 dollari, 100 euro, 100 dollari in realtà sono più precisamente 100 dollari. Io ho pagato 50 centesimi di commissione.
e ho fatto l'1% sul mio conto, quindi leva 1, 1%, ovvio che se uso una leva 2, quindi entrerò con 2.000 lotti, quindi 20.000 dollari, quindi circa una leva 2, se il mercato si muove sempre di 100 pips, avendo 2 dollari appunto, farò 200 dollari, e quindi farò un 2% sul mio conto. Stiamo usando una leva 1, quindi non stiamo usando leva. È molto facile fare il conto, però questi 20.000, quindi questi 2 dollari appunto, ovviamente, essendo che lo spread lavora sul pip, se io ho 0,6 di spread, 0,6 per 2 dollari sarà 1,20 dollari, quindi in euro circa 1 euro, 1,10 euro di commissione, però per un guadagno di 200 dollari in quel caso, perché ovviamente alzo un pochino la leva. Quindi vedete che la commissione, lo spread, è sempre commisurato, è sempre proporzionale alla size d'ingresso, e io devo dire che mi trovo molto bene in questo modo. Quindi il costo vivo iniziale dell'operazione è lo spread solitamente, o una commissione, ma insomma tendenzialmente la commissione va, poi se hai uno spread di 0,2, poi magari con la commissione vai a pagare comunque 0,7, 0,6, 0,8 anche. Quindi diciamo che 0,6 è molto buono sull'euro, ma sto guardando adesso l'euro sterlina 0,9, scusate, la sterlina dollaro 0,9, il dollaro yen 0,7, l'Australia 0,6, il dollaro Canada 1,3, vedete? Il Neozelanda sul dollaro 1,8, il dollaro franco 1,5. Questi sono gli spread che bene o male si vanno a pagare. E se prendiamo i cross principali euro sterlina, per esempio euro yen, vedete 0,9 euro sterlina, euro yen 1,3, 1,5, cioè voglio dire, stiamo parlando comunque di commissioni che difficilmente, anzi praticamente mai, almeno nei mercati che faccio io, non superano i 2 punti di spread. Quindi direi che la commissione nel forex, ovviamente dovete vedere broker e broker, però è una commissione non alta, quindi una commissione abbastanza gestibile, anzi molto gestibile. È ovvio che questa commissione va sempre a influenzare anche i guadagni che facciamo, perché se noi lavoriamo in un'ottica di andare a prendere, non so, 10 pip sul mercato, è ovvio che questo 0,6 di spread sui 10 pips ha un'influenza, mentre se io invece di andarne a prendere 10 ne prendo mediamente 100, avrà un'altra influenza. Minore, molto minore, 10 volte minore. Quindi anche per questo io comunque cerco di operare prendendo dei movimenti un po' più ampi del prezzo e non andandomi a focalizzare troppo su movimenti piccoli. Altro costo che può avere il forex, può avere, con me ce l'ha, ma non è sempre un costo, è il rollover, il costo di swap. Quindi cosa significa? Significa che se io tengo aperta l'operazione più giorni, potrai avere un costo di mantenimento della posizione. E in questo caso quindi ho il costo fisso quando entro, poi se tengo la posizione più giorni, ogni notte potrei avere un accredito o un addebito in base al differenziale di tassi di interesse e quello che mi chiede il broker per rimanere a mercato a leva, perché noi comunque stiamo utilizzando la leva. Anche se andiamo a prendere con 10.000 euro di conto, 10.000 dollari di lotto, di mini lotto, e quindi non stiamo lavorando in leva, comunque abbiamo il margine, cioè facciamo quell'operazione con 300 e passa 330, 340 euro di margine, quindi abbiamo poi tutto il margine libero per fare ulteriori operazioni. Quindi comunque stiamo utilizzando la leva, anche se con una size da leva 1. E quindi questo. Quali sono i rollover? Guardate, li trovate anche nelle varie piattaforme, nei vari broker ve lo dicono. Diciamo che oggi in linea di massima ci sono ancora rollover che possono pagare se mantenete una posizione a mercato, però con i tassi, come si sono un pochino schiacciati oggi i tassi di interesse delle banche centrali, tutti abbastanza vicini allo zero, in linea di massima siamo tutti su tassi di rollover leggermente negativi. Quindi se mantenete una posizione, in linea di massima oggi vedo, tranne sul no, sul forex praticamente sono tutti meno, quindi sono tutti i costi. Fino a poco tempo fa col dollaro americano si riusciva a guadagnare qualcosa durante la notte, quindi per esempio l'euro dollaro pagava tantissimo a stare short. Con i tassi di interesse che sono cambiati, oggi in linea di massimo, guardate un po' in giro, si paga circa
1,010 a mini lotto a stare short e 1,050 circa a stare long. Però poi dipende anche da broker a broker, perché non c'è solo il costo differenziale di tasso, ma c'è anche ovviamente il costo del broker che ti permette di mantenerti a mercato con la leva più giorni. Quindi c'è questo tasso. Ovviamente anche qui il tasso è sempre in relazione alla size d'ingresso, quindi stiamo parlando sempre al momento comunque di costi che, almeno a me che faccio un trading multiday da una vita con il Forex, non hanno mai influenzato in maniera così pesante il risultato finale. Dobbiamo ovviamente essere consapevoli che c'è questo costo, ma non è un costo così devastante da poterci, ecco. Quindi per esempio adesso qua si parla di 0,10 centesimi di euro swap short sull'euro dollaro, ok, a notte. Insomma, stiamo parlando di per 10.000, quindi per un mini. Quindi stiamo parlando comunque, insomma, di cifre di questo tipo. Ecco, questi sono i costi. Non mi sembra ci siano altri costi, quindi i costi vivi sono il costo dello spread, ok, che è fisso, e poi se si mantiene la posizione più giorni, cosa che io faccio sempre, potremmo avere un costo o un ricavo in base al differenziale di tasso delle banche centrali e il costo di mantenimento del broker. Questi sono i costi del Forex. Altre cose direi che non ce ne sono da dire. Per qualsiasi cosa comunque commentate qui sotto, così mi fate sapere anche se ci sono altre cose nelle quali si vuole andare a approfondire, sulle quali si vuole approfondire un certo tipo di discorso, perché lo possiamo fare nei prossimi video, assolutamente, siamo qua per questo. Io vi ringrazio, vi chiedo di lasciare un like nel video e ci vediamo sicuramente al prossimo. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata, buon Trading Simple, un saluto, ciao!